film ha un grande successo. Ho avuto una visione. Tu non mi devi proteggere. Tu sei quella che mi tiene prigioniero qui. Una nuova indagine. È lui, è tornato, vero? Dillo di no. Tra la vita e la morte. Alla ricerca di tutta la verità. È stato Cagliostro. Ti avevo chiesto di lasciarci in pace. Bisogna saperlo lasciare andare le cose per non impazzire. Voglio dimenticarmi di te. In prima visione. Te ne vuoi andare? Ti lascio andare subito. La Porta Russa, la terza stagione. Prossimo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nostra nuova puntata di Ale Qualo Show, la mia rubrica televisiva del nostro canale YouTube, che porta a scoperta dell'intero mondo della televisione a 360 gradi. In questa puntata, ragazzi, parliamo del ritorno, dopo ben 4 anni, di una fiction di Rai 2 attesissima e molto amata dal pubblico, ovvero sto parlando della terza stagione di La Porta Russa. Ti prego, Cagliostro, ha bisogno del nostro aiuto. Per me Vanessa non esiste più. Cercava me? Non mi dica che passava di qui per caso. Se non le spiace, qui le domande le faccio io. Tu che dici? Faremo un bel viaggio. Adesso ti dispiace dirmi dov'è? È una cosa che dovete risolvere tra di voi. Tu sei quello che non voleva più vedermi. Siamo legati, Vanessa! È andata avanti con la sua vita. Io sto cercando di fare lo stesso. Tu mi devi promettere di non dire questa cosa a Diego. Io sono davvero convinta che sei qui. In prima visione. È molto difficile distinguere tra il bene e il male. Soprattutto quando temi che il male, alla fine, potresti essere proprio tu. E quindi sì ragazzi, è tornato su Rai 2 dopo ben 4 anni, quindi una lunga attesa. Questa nuova stagione e ultima stagione della Porta Russa, una delle fiction con protagonista Lino Guanciale, più amate da sempre per il suo, come dire, per i suoi toni dark, per la sua velata crime, insomma, davvero forse una delle poche stagioni, forse insieme a Rocco Schiavone, ecco, davvero di questo genere. Una fiction da preservare, da amare e da tenersi, come dire, molto molto stretta, quello per la Rai, perché è davvero un gioiellino, una delle serie forse più meglio riuscite e meglio costruite della Rai, ma in generale della fiction italiana. Una serie che parla di Cagliostro, ovvero il nostro commissario Cagliostro, che è rimasto ucciso nelle prime stagioni e che, come in un viaggio dantesco, decide di non varcare la Porta Russa che lo porta nel mondo dell'aldilà, ma di rimanere nel mondo terreno insieme ai vivi, per poter indagare lui stesso sul suo proprio omicidio. Infatti in questa terza stagione speriamo, ma credo di sì perché è l'ultima, di scoprire chi è l'assassino di Cagliostro, ovvero chi è colui che nel corso della prima stagione lo ha ucciso e fra tutti quelli di cui noi abbiamo delle ipotesi, ovvero tutti i personaggi che muovono le trame di queste tre stagioni, ovvero tutti gli amici, i compagni di corso della polizia, gli amanti segreti, i compagni di vita, ecco, dovremmo scoprire alla fine di questa terza stagione, questi ben 8 episodi, chi sarà l'assassino di questa serie che davvero si preannuncia essere anche in quest'ultima stagione un vero capolavoro. La cosa bella di questa serie, ragazzi, è davvero il tono crime e anche investigativo che noi abbiamo. Infatti, in questa ultima stagione troviamo Cagliostro, Lino Guanciale, ancora più in forma che mai. Davvero, forse perché siccome è l'ultima stagione vogliamo capire tutti, come dire, i veri risvolti degli omicidi avvenuti in queste serie, in queste puntate, vogliamo capire proprio e andare al nocciolo del discorso. Una terza stagione, questa qua, che è iniziata questo mercoledì su Rai 2 con un grande successo di ascolti e che ha visto il nostro Cagliostro, il nostro Lino Guanciarino, ecco, alle prese sia con ancora l'indagine sul proprio omicidio, ma anche su quello di Eleonora, ovvero la mamma di Vanessa, il personaggio appunto che è presente anche nelle scorse stagioni, e poi dopo appunto sempre alle prese con il proteggere la propria moglie Anna appunto dall'assassino presunto che dovrebbe aver ucciso anche lui nella prima stagione. Quindi siamo ancora all'inizio, come dire, della vicenda, però tanti risvolti secondo me inizieranno ad arrivare già nelle prossime puntate, udire l'intreccio e finalmente arriverà a una fine, ecco, non so come dire. Una storia questa qua che è davvero emozionante sotto tanti punti di vista. Io non vedo l'ora di capire chi è l'assassino di Lino Guanciale. Sappiamo che questa qua purtroppo è l'ultima stagione, quindi dobbiamo
purtroppo adeguarci a salutare i nostri personaggi, che sono sicuro comunque ci lasceranno un grande vuoto, perché davvero è una serie che ha emozionato davvero tanto il pubblico per la sua ottima qualità. La Porta Rossa è poesia? È unica nel suo genere? Ma non sei solo. Commovente. Sorprendente. La fine non esiste. Io vi consiglio altamente di vedere questa serie ogni mercoledì sera su Rai 2 per i prossimi episodi, per le prossime puntate. Scopriremo quindi cosa è successo a Cagliostro, cosa succederà forse a sua moglie Anna, cosa è successo a Leonora, a Vanessa e a tutti gli altri personaggi presenti in queste serie, e arriveremo finalmente a capire chi è, come dire, l'assassino, tipo Cluedo, di questa serie in queste 3 stagioni. Io vi ringrazio di visione di questo mio video, lasciatemi un commento qui sotto se voi amate La Porta Rossa, se vi è piaciuta o meno questa fiction di Rai 2, e vi iscrivete ancora e iscrivete al nostro canale YouTube per non perdere tutte le novità della televisione italiana. E ci vediamo prestissimo in un prossimo video della mia rubrica di Ale Quale Show, sempre sul nostro canale YouTube. Del Signore, buonasera, a presto.